Ciao a tutti, siamo con Antonio Fortino, istruttore Agility. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ci vuoi spiegare un po' cosa funziona la tua attività, come si può appunto iniziare questa attività con il proprio cane, persone appunto che vogliano? Ok, allora, prima cosa fondamentale, il cane deve essere in buona salute. Cosa intendo in buona salute? Prima di iniziare un percorso, ma qualsiasi percorso sportivo, quello che noi richiediamo, che sia agility o loose dog, comunque una lastra alle anche per capire displasia, gomiti, morale, le articolazioni che siano a posto. Cosa ci va? Una buona motivazione, cibo, gioco e tanto divertimento. Tutti i cani però possono incominciare questa attività? Assolutamente sì, tutti i cani, ovvio. Io eviterei cani con la schiena particolarmente lunga, quello è un problema. Appunto, come iniziate a lavorare con un cane per farlo appunto iniziare queste attività? Per tutto con il gioco. Gioco, motivazione, il cane motivato, lo motivi con una treccia, che il cane comincia a saltare, gli si spiega che cos'è un salto e dall'inizio il tuo percorso. Il percorso ovvio è lungo, fatto come si deve bene, un anno e mezzo devi fare un percorso d'agility. E quello che il cane impara sul campo è anche buono per la vita poi fatta fuori con il padrone? Assolutamente, non c'è miglior modo per rafforzare il rapporto con il cavallo. Assolutamente sì. Grazie di tutto, se volete siamo qui e vi aspettiamo. Ciao. Grazie a voi.